Cari amici della parrocchia di San Marco Evangelista in Agro Laurentino, buon pomeriggio e salve a tutti. Non è facile, anzi quasi impossibile, dire di no al vostro parroco Don Giulio e quindi per questo motivo registriamo una catechesi che avrei dovuto fare da voi in parrocchia per la Quaresima. Allora, la catechesi è... Avevo scelto come testo un passo degli Atti degli Apostoli, comunemente, diciamo, dedicato a un personaggio molto particolare che forse non si conosce troppo, che è il funzionario della regina etiope Candace, e l'incontro di quest'uomo pagano, lontano dalla fede, con Filippo. Il passo degli Atti degli Apostoli è Atti, capitolo 8, dal versetto 26 al versetto 40. Poiché è un passo poco conosciuto, io leggerò pian piano, versetto dopo versetto, e vediamo cosa possiamo ricavare per la nostra fede, per aiutarci, anche in questo tempo così duro, così particolare, da questo testo magnifico. Faccio due premesse. Si tratterebbe piuttosto di un testo pasquale, di una pagina, infatti si legge durante, il periodo dei 50 giorni dopo la Pasqua, comunemente detta la cinquantina, per prepararsi alla Pentecoste. Però ho scelto questo passo perché, per una serie di motivi. Il primo è che avremo un consiglio prezioso, che forse avrete già sentito, e da Don Giulio, ho visto anche Don Antonio, che ha fatto una bella catechesi su Sant'Agostino, un consiglio utile per la Quaresima. È molto importante. Qual è lo strumento privilegiato per poter vivere bene la Quaresima che stiamo affrontando, questa Quaresima così strana, così unica? Questa era la prima premessa. Perché ho scelto questo passo? Ci sarà un consiglio utile per noi. Seconda cosa, poche parole sul libro degli Atti degli Apostoli. Sapete che gli Atti degli Apostoli è un libro biblico importantissimo, perché descrive appunto gli atti, cioè la storia della Chiesa nascente subito dopo la Pentecoste, quando Gesù Cristo, asceso al cielo, invia ai suoi discepoli lo Spirito Santo e questo Spirito anima i discepoli e li rende coraggiosi, intrepidi testimoni del Vangelo. Poi ecco, gli Atti degli Apostoli è un testo che ha un suo arco narrativo molto diciamo variegato, non è dedicato, viene detto Atti degli Apostoli anche perché non è dedicato precisamente a un solo apostolo, ha due centri, è come una grande figura geometrica, l'ellisse, che voi sapete ha due centri fondamentali. Ecco, ci sono due centri che uno dopo l'altro si alternano sulla scena, che sono Pietro nei primi capitoli e Paolo. Ma attorno a questi due centri gravitano altre stelle della storia della Chiesa e quella che sentiremo in questo testo è Filippo, un altro apostolo, che ha il compito, la missione da parte del Signore di cominciare l'apertura della Chiesa ai lontani, a chi non conosce Dio. Ecco, allora, in questo contesto, gli Atti degli Apostoli, nei primi capitoli, appunto dopo la Pentecoste, viene narrata la fondazione della Chiesa di Gerusalemme, la sua fioritura con la predicazione di Pietro, soprattutto, la sua crisi, cioè il martirio di Stefano, che segna l'apice più significativo di questa crisi. E poi c'è questo capitolo 8, da cui è tratto il passo di cui parliamo oggi, che invece si apre. Appunto, la Chiesa si apre ai lontani, ai pagani. E abbiamo un personaggio che sarà toccato dalla grazia del Signore, che è lontanissimo, vedremo, lontanissimo. Ma ecco, veniamo al testo. Cosa dice la Scrittura? Primo, versetto 26, capitolo 8. Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza. Essa è deserta. Allora, una serie di particolari molto interessanti. Primo, questo sarebbe un trattato interessantissimo su come funziona la pastorale nella Chiesa. Di per sé, che cosa, cosa, come,
come sarebbe, quale sarebbe il miglior piano pastorale per la Chiesa? Ascoltare la voce dello Spirito Santo, perché è la voce di Dio. È Dio che spinge Filippo ad andare incontro agli uomini, è Dio che ha un cuore grandissimo e ama tutti noi, e che sicuramente anche in questo periodo così complesso ci invierà degli angeli, una parola. E noi siamo nel cuore di Dio, e lo zelo, l'amore del Padre invia, permette che il Padre invii degli angeli, e uno in particolare a Filippo. E questo angelo gli dice una cosa scomoda, curioso, cioè non gli dice: vai con calma, quando vuoi, nell'ora più fresca. Sapete che Israele è un paese molto caldo, insomma non è così semplice muoversi in Israele, e soprattutto non è semplice muoversi a mezzogiorno. Quindi non gli dice: con calma, tranquillo, muoviti, vai in quella direzione, ma gli dice: verso mezzogiorno, cioè nell'ora più calda, nell'ora più forse scomoda, vai su questa strada che da Gerusalemme va verso Gaza. E lui lo fa, no? Con zero forza, sa che queste ispirazioni vanno ascoltate subito. Infatti dice: si alzò, versetto 27, e si mise in cammino. Quando ecco un etiope e un eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme, stava ritornando seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. Ecco, adesso in questi versetti, versetto 27 e 28, abbiamo una serie di dettagli molto utili che potrebbero essere utili anche per noi. Allora, dopo aver ricevuto questo comando molto strano, Filippo incontra un personaggio che viene descritto con dei dettagli molto precisi e che vi anticipo, dimenticato di dire, per leggere bene questo racconto, noi possiamo identificarci con i due personaggi. Anzi, in realtà, come tutti i racconti biblici, sempre ci chiedono di identificarci con qualcuno, di entrare nella storia, no? Allora, la prima identificazione più facile da fare è appunto con questo personaggio. Perché? Allora, dice così, l'ho preparato qualche cosa così me lo tengo sotto gli occhi. Dice che si avvicina un uomo stranissimo, inaspettato, e cioè un funzionario della regina di Candace, addirittura dice amministratore di tutti i suoi tesori. Cioè è un uomo che nella vita ha trovato quello che cercava, in un certo senso, per come ci aspetteremo noi. Cioè un uomo molto ricco, funzionario della regina di Candace, di una regina, quindi immaginate che ha trovato un posto aiutando un grande politico, potremmo pensare noi oggi. E poi normalmente questo tipo di funzionari erano consiglieri, era gente che conosceva. Da poco più in là sapremo che sa leggere, quindi una persona istruita, anche intelligente. È un uomo, una persona che è riuscito in qualcosa bene, e dice che amministra tutti i suoi tesori, no? Quindi ha un compito di grandissima responsabilità. Certamente una regina non dà i tesori al primo che capita. Tuttavia, di quest'uomo si dice qualcosa di stranissimo, cioè che era venuto per il culto a Gerusalemme. È un pagano, quindi un etiope, una persona lontana dalla religiosità di Israele, e però si muove, è andato a Gerusalemme. Il lettore si chiede, noi ci chiediamo perché, che cosa l'ha spinto. Non è una persona che ha tutto? Spessissimo gli Vangeli ci presentano dei personaggi che apparentemente hanno tutto, ma che in realtà stanno cercando una risposta. Tra l'altro, di quest'uomo si dice che, come tutti questo tipo di funzionari del tempo, era, è un eunuco, cioè menomato. Nelle corti orientali si doveva essere così, perché era importante che non si avessero contatti con le persone, insomma, le donne del re, eccetera, eccetera. E quindi facilmente in una corte orientale il funzionario importante è un eunuco. Allora, che tipo di personaggio è questo e perché può essere utile per ognuno di noi? Perché tutti noi abbiamo dei punti deboli, delle domande, diciamo, delle zone della nostra vita che forse non accettiamo, che non capiamo, che ci portano a chiederci perché, che senso ha la vita, perché soffrire, perché morire. E in questi giorni di preghiera per i nostri cari, per chi è solo a casa, eccetera, una domanda, no?
sorge nel cuore di ognuno. Perché? Perché soffrire, no? In giorni in cui, se ci pensate bene, la storia stessa ci dice che siamo assolutamente, dipendiamo da un altro, che la storia non è nelle nostre mani, che non possiamo decidere nulla. E questo, diciamo, è la grande verità da cui tutti noi scappiamo, cioè che un giorno si muore e che la morte non è il nostro, non possiamo controllarla, non possiamo decidere né quando né come. Quindi siamo radicalmente finiti, finiti nel senso di deboli, poveri, ecco. E allora tutti noi, di fronte a queste, per questo signore, probabilmente era la sua, questa ferita nella carne, questa menomazione che lo portava a non avere, a non poter avere figli, a non poter essere fecondo, a non poter dare la vita, no? Immaginate una vita, sì, grande consigliere, poi sei anziano e ti trovi solo, non hai dato la vita a nessuno, no? Una sterilità a cui non può esserci rimedio, questa grande ferita. E tutti noi, come questo eunuco, forse abbiamo cercato delle forme per poter essere qualcosa, per poter vivere, per poterci affermare. E lui questa cosa l'ha trovata. La sua strada di affermazione l'ha trovata. Eppure il fatto stesso che è in cammino, che è andato a Gerusalemme, che sta cercando qualcosa, ci dice che in fondo, forse non ha trovato quello che cercava, veramente, che non è pienamente soddisfatto. Bene, allora Filippo viene mandato da lui e dice così, disse allora, versetto 29, anche molto interessante, disse allora lo Spirito a Filippo, va avanti e accostati a quel carro. E, di nuovo, è lo Spirito Santo che spinge Filippo ad andare vicino a questa persona. Ed è lo Spirito Santo che è continuamente attivo nella Chiesa, che spinge i suoi ministri, tutti quelli che annunciano il Vangelo, che agiscono in nome della Chiesa, ad avvicinarsi ad ogni uomo con la parola, con la carità e tante cose. Ed è bello che lo Spirito dice a Filippo, va avanti e incollati, dice usa un verbo greco che dice un'unione forte, collao, incollati a quel carro, cioè fatti veramente vicino. E Filippo si fa vicino, dice che, anzi, Filippo ha zelo, cosa bella di questo apostolo del Signore, è che ha uno zelo grandissimo. Lo Spirito gli dice va avanti e accostati, la parola poi nel versetto 30 ci dice che Filippo corse innanzi, cioè corre verso quest'uomo che ha bisogno di lui, corre pieno di amore per chi sa dallo Spirito che ha bisogno di una parola. E udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse, capisci quello che stai leggendo? E l'etiope, egli rispose, e come potrei capire se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e sedere accanto a lui. Una parola soltanto su questo. Le scritture, la parola di Dio, contenuta nelle sacre scritture, tante volte forse ci è capitato di vedere che è come un libro sigillato, no? Un libro che abbiamo provato a leggere, ma che forse, di cui tante volte non abbiamo compreso pienamente il senso, magari quando abbiamo aperto pagine dell'Antico Testamento un po' dure, non troppo così vicine alla nostra sensibilità. Ed è bello che la Chiesa ha questa preoccupazione. Capisci quello che stai leggendo? Con me è successo così, con molti cristiani che conosco è successo così, cioè persone si sono avvicinate a noi e ci hanno detto guarda che c'è una parola che parla di te, ma la capisci questa parola? E pian piano, nel tempo, seduti accanto a me me l'hanno spiegata, insomma, e ho percepito veramente dal Signore che quella parola era per me. Allora, l'aspetto bellissimo di questo eunuco è che poi lui dice come potrei capire se nessuno mi guida? In fondo, indirettamente, lui, che sarebbe un potente di questa terra, un uomo che ha avuto successo, ripetiamo, chiede aiuto e dice ho bisogno di un maestro. Se nessuno mi guida, questo verbo, odegeo, un verbo greco che definisce anche nel Nuovo Testamento non solo la guida materiale, ma anche l'istruzione, l'insegnamento. E quindi è in fondo, potremmo dire, il primo discepolo di Filippo, perché gli dice ho bisogno di un maestro, di qualcuno che mi spieghi questa parola. E poi c'è l'aspetto
anche straordinario di questo testo. Di questo testo. Il passo della scrittura dice al versetto 32 che stava leggendo era questo: come una pecora egli fu condotto al macello, e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione, versetto 33, il giudizio gli è stato negato, la sua discendenza chi potrà descriverla? Poiché è stata recisa dalla terra la sua vita. Allora si avvicina a lui, Filippo, si siede su questo carro dove si trova e si rende conto che questo uomo sta leggendo un passo del profeta Isaia, un passo molto molto importante per la nostra fede cristiana, il cosiddetto test, quarto canto del servo del Signore. E, Isaia 53, versetti 7 e 8. E questo è già in sé un dato significativo. Il motivo che spinge quest'uomo a chiedere aiuto, a chiedere di essere istruito, è la lettura di un testo, che non è però un testo qualsiasi. Cioè, dove sono caduti gli occhi dell'eunuco e quale parola lo ha colpito, anche se non capisce perfettamente ciò che legge? È una parola che parla di un uomo molto misterioso, di una figura misteriosa, di un uomo sofferente, ingiustamente schiacciato da una sofferenza, come un agnello senza voce, eccetera. E un testo che, qui c'è una piccola sottigliezza, spero di spiegarla in maniera chiara, che alla fine, nella sua versione greca, che riporta gli atti, lascia uno spiraglio aperto a una buona notizia, perché dice così: nella sua umiliazione il giudizio è stato negato, la sua discendenza chi potrà descriverla, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita. Questa frase si può tradurre in due modi: il verbo essere reciso, il verbo togliere, che in sé significa sia togliere ma anche alzare, sollevare, elevare. Quindi si potrebbe immaginare è stata tolta dalla terra la sua vita, come strappata dalla terra, ma si potrebbe anche tradurre è stata innalzata, sollevata, come un verbo appunto positivo di elevazione, di risurrezione. Allora è un uomo che legge un testo e che fa vibrare il suo spirito, perché è un testo che parla di un uomo sofferente, e forse, ripeto, vibra il suo spirito perché anche lui sta soffrendo, perché anche lui ha una stanza interna in cui, che conosce solo lui, e in cui c'è tanto oscurità, tanto buio, e che non sa che fare. E anche lui, in fondo, no, come tutti noi in questo tempo, sta aspettando una risposta trascendente. Volevo aprire una parentesi su questa cosa della risposta. Questo tempo più di altri, il fatto di dover rimanere fermi, chiusi, anche privati di alcune delle nostre libertà, della possibilità di fare tutto ciò che vogliamo, è un tempo prezioso, perché ci riporta internamente, ci riporta dentro, appunto in queste stanze interne da cui noi molto spesso fuggiamo, e ci porta a scoprire che forse molto spesso viviamo in maniera orizzontale, cioè cercando risposte orizzontali: stare bene, avere compagnie buone, appunto essere circondati di affetti, di impegni, di situazioni che ci fanno sentire vivi, eccetera. E forse dimentichiamo che nel cuore, sotto sotto, in fondo, c'è una domanda più radicale che aspetta però una risposta trascendente, cioè una risposta che ci supera, che supera la nostra esperienza ordinaria, e che è la domanda: perché morire, perché soffrire, appunto, no? Ecco, allora lui, che forse questa domanda è arrivato a formularla nella vita, è colpito da un testo che parla esplicitamente di sofferenza, di una sofferenza forte. E rivolgendosi a Filippo, versetto 34, l'eunuco disse: ti prego, tra l'altro è bellissimo, lo prega. È fortissimo in questa parola, secondo me risuona la preghiera di tante persone che chiedono alla Chiesa, a noi cristiani, di dare queste risposte trascendenti, cioè di parlare di Dio e di aprire il cielo e non chiuderlo in un certo senso, cioè di dare speranza, di dare vita. Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Chi è quest'uomo così particolare che soffre, eppure c'è qualcosa alla fine che mi fa capire che il suo destino è diverso di se stesso, di qualcun altro?
E allora dice Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della scrittura, annunciò a lui Gesù. E questo è l'apice, è l'asse portante di questa nostra catechesi. Allora, la risposta che tu cerchi, che io cerco, in fondo, è l'unica risposta all'altezza della nostra domanda di bene, di verità, di pienezza, di bellezza, è Gesù Cristo. Ma non è una risposta teorica, è quell'uomo Gesù Cristo incarnato, sofferente, che accetta per amore, per obbedienza al Padre e per amore agli uomini di prendere su di sé la sofferenza ingiusta della croce, e che Dio Padre resuscita e fa sedere accanto a sé in cielo risorto, e che ci invia il suo Spirito, no? Il messaggio, il kerigma cristiano, l'annuncio della salvezza cristiana. Ed è la risposta che io e te possiamo trovare anche nelle scritture. Vi dicevo, ci sarà un consiglio per tutti voi, verranno dato in tanti. Questo è un tempo positivo per aprire le scritture, facendosi aiutare dalla Chiesa. Nella parrocchia so che si commenta il Vangelo tutti i giorni in questo canale YouTube, facendosi aiutare dalla Chiesa, ma aprendo queste scritture in cui che tutte trovano la propria luce e il proprio senso in Gesù Cristo risorto dai morti, vivo in cielo. Quest'uomo può trovare pace nella sua vita non feconda, incontrando l'amore di Gesù Cristo, come io e te possiamo trovare pace in questo tempo di silenzio e trovare la forza per dare speranza a chi ci sta vicino, un tempo favorevole per pregare con i nostri figli, per starci vicino, per pregare insieme, per ritrovare appunto questa dimensione verticale della nostra esistenza. Io e te troveremo pace in Gesù Cristo risorto dai morti. Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse, affretta, la fretta di persone convertite di recente che vogliono arrivare subito al punto, ecco qui c'è dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato? Fece fermare il carro, scesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Il sacramento, no? I sacramenti che sigillano questo annuncio di resurrezione di Gesù Cristo e che lo rendono vivo, attivo in noi. Bene, risalgono dall'acqua, lo spirito del Signore rapisce Filippo e l'eunuco non lo vide più e pieno di gioia proseguiva la sua strada. Ecco, allora termino così questa catechesi, che davvero la parola di Cristo, la parola di Dio e questa parola di Gesù Cristo che compie l'Antico Testamento possa essere quella luce che ci permette di proseguire la nostra strada, il nostro cammino in questo tempo, pieni di gioia, sicuri della sua resurrezione. Un caro saluto a tutti.